In compagnia di mister Viali, oggi nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo allenatore dell'FC Südtirol, partiamo da qui, che opportunità professionale è per te questa che ti offre il Südtirol? Sicuramente importantissima, ad oggi è la più importante della mia pur breve carriera da allenatore, e quindi ho grande entusiasmo, spero di portarlo, di trasmetterlo alla squadra questo grande entusiasmo, perché credo che la voglia di fare, la voglia di migliorarsi sia la cosa determinante per non porsi limiti e fare una stagione di livello. Cosa conoscevi già del Südtirol precedentemente, insomma, al fatto di entrare nel dettaglio con la società, di parlare di programmi, di conoscere la struttura societaria, anche gli impianti sportivi? Come dicevo durante la conferenza stampa, vista da fuori questa è una società modello, modello per l'immagine che ha, per le strutture che ha, e quindi a maggior ragione sono onorato che questa società mi abbia dato questa fiducia. È chiaro che sotto aspetto tecnico la squadra la conosco molto bene, la conoscevo già nello scorso anno, ma quest'anno sono andato nello specifico dovendo preparare le sfide di andata e ritorno, quindi è una squadra che conosco molto bene, è una squadra già quest'anno secondo me era una squadra di ottimo livello, quindi ci sono tutte le basi per fare un buon lavoro. Cosa ti è stato chiesto, se ti è stato chiesto qualcosa nello specifico? Ma soprattutto di trasmettere questo, quello che forse io ho trasmesso ai dirigenti, al presidente negli incontri, quindi questo grande entusiasmo, questa voglia di arrivare, di crescere, di migliorarsi giorno dopo giorno e di cercare di fare qualcosa di eccezionale. Non mi hanno chiesto un obiettivo ben definito, però di costruire un gruppo che abbia questa mentalità e che lo trasmetta soprattutto a chi verrà a vedere le nostre partite. 200 presenze in Serie A, tante squadre con le quali hai giocato in Serie A, sei stato capitano anche del Lecce e la Fiorentina, tanti allenatori quindi hai avuto, ce n'è uno o più di uno al quale ti ispiri adesso? Ma quello che mi ha accompagnato nella mia carriera è stato Cesare Prandelli, perché comunque l'ho avuto fin dalla primavera dell'Atalanta, quindi è stato il primo vero, tra virgolette, vero allenatore che ho avuto, mi ha insegnato molto, poi mi ha preso, diciamo così, dalle categorie inferiori, mi ha portato a Lecce con lui la sua prima esperienza di Serie A, poi l'ho riavuto a Venezia, quindi insomma ha segnato un pochino la mia carriera, è stato l'allenatore che mi ha fatto esordire in Serie A ed è famoso anche per essere un grande allenatore, un grande conoscitore di calcio, quindi è chiaro che oltre all'aspetto affettivo per la mia carriera c'è anche un aspetto tecnico in cui mi ha insegnato veramente tanto. C'è un modulo in particolare che prediligi? Ma nella mia esperienza da allenatore, avendo fatto molta gavetta, mi sono anche dovuto adeguare all'aspetto tattico e questo è stato molto formativo. È chiaro che adesso un'idea ben definita, che è quella che poi ho portato avanti nel Pro Piacenza quest'anno, quindi diciamo una base di un 4-3-3, anche se nella fase offensiva quest'anno spesso ho cambiato, non ho mai cambiato l'assetto, quindi il 4-3 non l'ho mai cambiato, mi sono dovuto adeguare più che altro magari ai giocatori che sceglievo volta in volta, non avendo molta scelta nella fase offensiva, quindi davanti ho variato i tre attaccanti in maniera diversa di partita in partita.